Buonasera a tutti. Grazie ancora una volta al nostro pubblico caloroso che questa sera ascolterà Francesca Castellani. Ve la presento tra poco. A me il compito, come appunto curatore di questo ciclo di incontri e del prossimo che seguirà, di ricordarvi ovviamente nell'interesse nostro e di tutti i prossimi appuntamenti. Innanzitutto, l'idea di questi due cicli sono ovviamente l'idea nasce legata, si tratta di approfondimenti alla mostra che è in corso, che ovviamente invito tutti a vedere. Parliamo quindi di alcuni, cinque ne abbiamo scelti, protagonisti di questa mostra, dove ci sono impressionisti e post-impressionisti che vengono dal Detroit Institute of Arts. E abbiamo iniziato la settimana scorsa dove ho parlato di Cézanne, oggi Francesca Castellani ci racconterà di Degas e seguiranno, queste sono le prossime puntate, Marco Di Capua che parlerà di Monet il giorno 4 novembre, l'11 novembre Lea Mattarella che parlerà di Modigliani e infine l'ultimo appuntamento il 2 dicembre con Ada Masoero che parla di Kandinsky. I relatori sono, come vi ho già ricordato, la scelta quest'anno da parte mia è caduta su non strettamente nell'ambito accademico, ma di persone che svolgono un'attività accademica ma che hanno svolto in passato, nel caso di Francesca Castellani, o ancora attivamente, l'attività di giornalisti. Questo per dare un taglio un po' diverso, che spero, e lo vedremo, lo giudicherete poi alla fine del ciclo, un taglio che non sia strettamente scientifico, ma che sia nei vostri confronti anche colloquiale. L'idea di far seguire immediatamente un secondo ciclo, il 9 dicembre, una settimana dopo l'ultimo appuntamento di questi, nasce dal fatto di dare continuità, anche se l'argomento sarà diverso, parleremo dei musei americani, di questa realtà così diversa da quella italiana per tutta una serie di ragioni che i nostri relatori, che in parte vengono dagli Stati Uniti, avremo ben due ospiti dagli Stati Uniti, un altro straniero che viene da Venezia e un italiano, oltre a me. Un mix quindi per collegare, cercare di confrontare queste due culture e queste due tradizioni e storie museali che sono effettivamente molto diverse ed è opportuno per tutti conoscerle. Lascio adesso a breve la parola a Francesca Castellani, che intanto ringrazio ovviamente anche da parte del Presidente della Fondazione di Palazzo Ducale Luca Borzani e di tutto lo staff del Palazzo e ovviamente anche della città. Avere un ospite da fuori è sempre un onore. A questo pubblico genovese Francesca Castellani racconterà di un artista che lei ama molto e al quale ha dedicato molto tempo, una buona fetta della sua attività scientifica. Un'attività scientifica che l'ha portata adesso a ricoprire un incarico importante di docenza all'Università di Venezia, insegna storia dell'arte contemporanea e che in passato e comunque ancora adesso in parallelo la vede impegnata con ovviamente un'attività scientifica, quindi saggi, volumi monografici e curatela di mostre. Tra i vari argomenti, anche uno specifico suo è quello legato alla storia della Biennale di Venezia, ma l'altro capitolo direi fondamentale per la Castellani è sicuramente quello della pittura italiana e francese tra 8 e 900. Quindi abbiamo uno specialista che ci parla
di Degas, che è uno dei protagonisti fondamentali di questo passaggio, e alla quale ho chiesto di fare capire bene perché Degas, come altri, è un momento di passaggio fondamentale e di apertura verso la modernità. Gli scritti di Francesca Castellano, è inutile che ve li elenchi, non si contano, direi che vale la pena di segnalare la sua curatela fondamentale per la mostra che c'è stata a Ferrara, ricordami l'anno, a Ferrara la mostra di Degas, non so, va bene, recentemente, una mostra monografica dedicata a Degas, di cui lei è stata sostanzialmente la curatrice, affiancando ovviamente il curatore estero che accompagnava i quadri e che ha aiutato a costruire, un po' come è successo per noi qui a Palazzo Ducale, dove abbiamo un curatore straniero che è il direttore del Museo di Detroit e un curatore italiano, Stefano Zuffi, che ha poi di fatto organizzato e allestito e studiato anche la sequenza delle opere, eccetera, eccetera. Non mi resta che lasciarvi appunto al racconto di Francesca Castellani, rinnovo il mio ringraziamento, vi ricordo, grazie ancora per il successo della vendita dei miei libri l'altra volta che sono di nuovo qui, l'amico ritrovato, la libreria che ci affianca per tutti questi incontri, ovviamente li ha riportati insieme ad altri testi che magari vi interessano perché sono di approfondimento proprio degli artisti di cui andiamo a parlare in questi cicli. Quindi grazie ancora e lascio la parola a Francesca Castellani. Grazie. Allora, grazie a tutti intanto di essere qui così numerosi, è un po' un'emozione perché a Venezia dove insegno non sarebbe successo mai, quindi è bellissimo vedere tutto questo calore e questo interesse, faccio i miei complimenti a Genova con grande piacere devo dire. E come diceva Anna, mi sono occupata molto a lungo di Degas, non è il solo artista di cui mi sono occupata, proprio stamattina ho appena chiuso un articolo noioso, scientifico, però posso dirvi che non mi ha mai stufato, è un artista talmente rapinoso nel suo talento e anche nella sua, come dire, capacità però di spingersi sempre più in là, sempre oltre, che davvero è un artista che non stanca. Quindi spero che questo sarà anche il ricordo che voi porterete a casa dopo la conferenza di oggi, ma anche dopo aver visto con emozione i quadri che sono qua vicino. Io però non so se con le luci è possibile abbassare un po', ci vedete? Va bene. Lasciamo le luci così, sperando, si possono abbassare per favore? Perché diciamo che cerchiamo di vedere il meglio possibile. Va bene, intanto cominciamo. Oh, adesso ci siamo, non vedrò niente di quello che vi devo dire, ma insomma non importa, è meglio se vedete i quadri. Allora, Degas, illustre e sconosciuto. Quando era un giovanotto, ancora, Degas aveva scritto in una lettera, quello che, in cui parlava delle sue speranze, che voleva essere, che un giorno avrebbe voluto essere illustre e sconosciuto. E devo dire, tra l'altro è un po' un paradosso, no? Due termini che si contraddicono l'uno con l'altro, quindi già questo vi fa capire il personaggio. In realtà, siccome la vita ama le contraddizioni, purtroppo per noi, è andata a finire che Degas è stato accontentato, perché effettivamente credo che siano pochi gli artisti famosi tanto quanto Degas, credo che quasi tutti, almeno nel mondo globalizzato, lo conoscano, però è anche un artista in realtà non compreso, o meglio, se ne comprende la superficie. Oggi tutti noi conosciamo ad esempio Degas per che cosa? Come il pittore delle ballerine, no? Quasi un pittore da scatola di cioccolatini, ed è un pittore di tutù e lustrini.
In realtà invece è andata perduta la conoscenza profonda dell'artista, che è invece un artista aspro, particolare, molto complesso. Ad esempio, se guardiamo questo quadro famoso, una delle versioni della ripetizione del balletto, cioè della ripetizione della lezione di balletto, forse esposta alla prima mostra dei cosiddetti impressionisti nel 1874, se lo guardate bene questo quadro, che appunto sembra così luminoso, è un pastello, in realtà guardate quante cose particolari ci sono. Ad esempio, sì, le pose delle ballerine, però che cosa ci fa quella ballerina dietro che sbadiglia con la bocca spalancata? Cosa ci fanno quei personaggi seduti là in fondo su quelle sedie, con una posa anche scomposta, per niente accademica? E perché mai abbiamo proprio lì in primo piano, lo vedete, un pezzo di un contrabbasso che va a interrompere il nostro sguardo? Sono tutti, vedete, artifici, stratificazioni che nel corso di quello che vi dirò oggi spero di riuscire a spiegare, che però vi danno conto di che cosa, appunto, di una complessità. Degas è un artista che mira sempre a metterci in scacco nelle aspettative. Quello che noi ci aspettiamo di vedere, una scena tranquilla, inquadrata secondo le nostre abitudini percettive, invece no, viene contraddetto, viene messo in causa, siamo in qualche modo costretti a domandarci dove siamo noi, che cosa vediamo veramente, che cosa stanno facendo queste persone. E quindi ecco che in qualche modo siamo anche costretti a partecipare, sotto un certo senso, a questa scena. Siamo chiamati in causa, siamo lì, costretti anche in qualche modo a partecipare alla creazione di questa scena, che in qualche modo ci implica come spettatori. Questo è proprio un tratto dell'avanguardia, la fatica di guardare, non soltanto la fatica di dipingere, ma ci vuole uno sforzo anche da parte nostra. Quindi questo grande misconosciuto, in realtà, se c'è qualcuno che ha capito il carattere di Degas, che guardate anche umanamente era un carattere difficilissimo, era un personaggio abbastanza infernale, famoso per le sue scenate apocalittiche con amici, conoscenti, però poi anche simpatico, dotato di un grande carisma, però veramente un personaggio difficile. Benissimo, tornando invece alla personalità non umana ma proprio pittorica, artistica di Degas, chi forse l'ha capito, e non è un caso, è un poeta, perché i poeti a volte vedono un pochino più in là, pensate a Baudelaire. E questo poeta è Paul Valéry, che ha conosciuto Degas da anziano e che ci ha lasciato delle pagine indimenticabili in questo libro del 1936 che si chiama Degas, danza, disegno. Ve lo dico perché è facile da trovare anche in italiano, e se vi piace, se avete voglia, compratelo, leggetelo, perché ci lascia un ritratto straordinario di un artista difficile, di un artista in qualche modo divorato, possiamo dire così, da che cosa? Da questa passione, da questa ansia di spingersi sempre più in là. Uno che non si fidava del proprio talento, un grandissimo talento. Vi faccio vedere solo per farmi capire, ad esempio, la raffinatezza di questo disegno, guardate, con le pieghe dell'abito proprio quasi in punta di matita, era un disegnatore straordinario. Benissimo, un uomo di grande talento che diffidava proprio della facilità nel fare le cose. In questo somiglia molto a Picasso, uno che aveva bisogno di mettersi sempre alla prova, che non si accontentava mai, che non si fermava mai. Ci sono degli aneddoti anche qui interessanti di Degas, che per esempio quando incontrava un collezionista o un amico che aveva una sua opera, a volte gliela richiedeva indietro perché ci voleva rilavorare, e ci rilavorava per anni, e questi erano disperati perché poi non lo rivedevano più il loro pezzo, il loro Degas. Ci sono moltissimi di questi aneddoti. Oppure, non lo so, Ambroise Vollard, che era un mercante d'arte oltre che un promotore, e quindi era interessato ad acquistare le cose di Degas, magari andava nello studio, vedeva una statuetta, era già pronta lì a comprarla, il giorno dopo Degas l'aveva schiacciata, l'aveva rifatta. Ecco, questo è Degas, un artista che non si accontenta, un artista che si spinge sempre oltre il limite, lo vedete in questa frase, profondo forse più di quanto non sia saggio esserlo, no? Qualcuno che non si fida del piacere, cerca sempre qualche cosa, il piacere è il risultato di uno sforzo, è qualcosa che deve arrivare piano piano, che addirittura crea da sé gli ostacoli, che teme tutto quello che è facile. In altre parole, un artista sperimentale, un artista d'avanguardia, ed è proprio questo
questo atteggiamento soprattutto che in qualche modo lo rende vicino, lo ha reso un maestro, un punto di riferimento imprescindibile proprio per quegli artisti del primo Novecento che noi siamo abituati a chiamare artisti d'avanguardia, appunto, tesi sempre a sperimentare, più ancora che le opere, certo le opere, ma più ancora che le opere è il modo di vivere il proprio essere artista che fa scuola da parte di Degas. E noi dobbiamo ricominciare a vederlo, questo è quello che io vorrei, ritrovare questa capacità di vederlo veramente, non solo di guardare la superficie, ma di entrare dentro questa complessità. Ed è quello che cercheremo di fare oggi, io direi saggiamente, partendo da che cosa? Dall'inizio, no? Chi era? Lui era un figlio della buona borghesia, veniva da una famiglia di banchieri, poi ha avuto qualche dissesto economico, ma insomma veniva da una buona cultura borghese, il padre era molto favorevole per esempio a che lui facesse l'artista, quindi scordatevi l'idea del ribelle che spesso tra l'altro è una bugia. E quindi che cosa succede? Che Degas all'inizio fa le cose che dovevano fare tutti i giovani che volevano intraprendere questo mestiere. Entra nell'Accademia di Belle Arti, l'École des Beaux-Arts, lo vedete in questo ritratto a sinistra, si vede sì e no, un po' buietto, pazienza, vestito proprio appunto da borghese, molto serio, con in mano la sua matita, perché all'epoca gli artisti francesi non usavano il colore. Disegnavano, gli insegnavano in accademia a disegnare, però che cosa fa? Quasi subito capisce che non è lì l'ambiente in cui lui può trovare se stesso e la propria maniera di dipingere e va via, decide di abbandonare l'accademia e di fare un viaggio in Italia, tra l'altro la sua famiglia era di origine italiana, napoletana, e di aprire gli occhi in qualche modo all'aria, alla natura, ma anche alla grande arte italiana. Vedete da voi il salto di quest'altro bellissimo autoritratto, siamo nel 1857 più o meno, in cui vedete per esempio ha capito che cos'è la penombra, questa diciamo così ombra tenue che lascia trasparire gli occhi, non è tutto affogato nel nero, ha imparato l'aria. E naturalmente Degas in Italia si guarda tanto intorno, questo è un disegno di un artista a lui vicino, anche lui un eccentrico, in questi anni molto importante per Degas, si chiama Gustave Moreau, un artista simbolista poi molto diverso, e vedete il ragazzo con la cartella in mano e lo sguardo stupito, mi piace moltissimo questo disegno perché è fresco, no? Dà proprio l'idea dello stupore della grande arte. Tra l'altro va anche a Genova nel 1859, una delle sue ultime tappe, e si innamora del Van Dyck, del ritratto della Paolina Adorno, tra l'altro, quindi c'è proprio un ricordo, diciamo, a ridosso di Genova. Benissimo, quindi ha compiuto il suo viaggio di formazione, si è guardato intorno, ha capito che dai grandi maestri bisogna imparare qualche cosa di più profondo che copiare semplicemente, e quando torna a Parigi, nel 1860, decide di fare il quadro dei quadri, diciamo, di cominciare a buttarsi nell'agone. L'agone in quel momento erano le grandi fiere, le grandi, scusate, mostre a Parigi, i salon, le grandi mostre annuali di pittura, dove, come diceva Manet, Edouard Manet, o si vince o si muore, cioè o sei dentro o sei fuori, o hai successo lì o sei finito. I cosiddetti impressionisti in realtà dimostreranno il contrario. Ed ecco questo quadro straordinario. La famiglia Bellelli è la famiglia della sua cugina, in realtà sono dei parenti, un quadro che se voi lo vedete, ancora una volta lo guardate senza attenzione, sembra un quadro accademico, normale, no? Ben rifinito, abbiamo tutti i dettagli al loro posto, poi però bisogna guardarlo meglio. E se lo guardiamo meglio ci accorgiamo di tutta una serie di anomalie. Ad esempio, guardate com'è diviso in due parti, no? Da una parte, lì a sinistra, si possono abbassare un po' le luci, per favore? No? Così? Va bene, spero che lo vediate lo stesso. A sinistra, vedete, c'è questa figura, è la cugina, Laura Bellelli, è la cugina di Degas, questa figura, come si può dire, imponente, severa, molto classica, no? È tutto costruito, lo vedete su una... Perfetto, grazie. Su una piramide, vedete, come Raffaello,
proprio una piramide con la testa in cima, la ragazza, la figlia tenuta con un braccio, l'altra figlia con quei grembiali bianchi. Questo è tutto molto calmo. Poi però, se vi spostate nella parte destra del dipinto, ecco che troviamo invece qualche cosa di completamente diverso. C'è una crisi che viene aperta anche dal punto di vista delle abitudini. Una persona, un personaggio che invece di guardare noi, il vero titolo di questo quadro tra l'altro è Il ritratto di famiglia, voleva fare un ritratto, invece di guardare noi ci dà le spalle, ci trascura, sta guardando altrove, addirittura, guardate, si sta per alzare, è completamente instabile, vedete la posa sporta in avanti. E poi sotto, lo vedete? Un cagnolino, un pezzo di cagnolino, ecco uno dei famosi, il primo forse, tagli di Degas, che diciamo così la vulgata, la superficialità un pochino delle nostre conoscenze chiama tagli fotografici, ma non c'entrano con la fotografia. Perché? Perché la fotografia nel 1860 non faceva queste cose. La fotografia nel 1860 era foto in posa, c'erano dei tempi lunghissimi, non c'era l'istantanea. È la fotografia che imita l'arte, la pittura di Degas arriva prima in queste cose. Benissimo, quel cane tagliato se ne sta uscendo dalla stanza, è come se ci dicesse: io vi faccio vedere questa parata, tutti questi personaggi, ma in realtà c'è una vita fuori, c'è qualcosa oltre il bordo del quadro. E guardate, straordinario, davvero straordinario, proprio nel centro della prospettiva, nel punto focale, in quello che dovrebbe essere l'apice visivo, troviamo quella figura che è una figura ancora più instabile, vedete? Ha un piede su e un piede invece appoggiato alla sedia, si sta girando, è come se fosse una cerniera, è come se veramente fosse qualcosa che mette insieme e nello stesso tempo mette in frattura le due parti del quadro. Tutto questo schiacciato, vedete, a ridosso di questo muro, di questo appartamento che in realtà è quasi impenetrabile, soltanto diciamo con questa parte a destra, questo specchio che ci restituisce uno spazio strano che non capiamo. Tutto questo ha anche un significato. Perché? Perché in realtà in questo momento Degas vuole raccontare la crisi della famiglia, dice: faccio un ritratto di famiglia, ma in realtà questa famiglia è una famiglia instabile, è una famiglia che non funziona, è la verità tra l'altro, perché così era per questa coppia. Laura Bellelli litigava con il marito, erano in esilio a Firenze, ed ecco quindi che questo valore di crisi, questo senso di instabilità, dal significato, dal tema, è passato attraverso il modo di raccontarlo col pennello. Questo è veramente una capacità straordinaria anche di fare una pittura sociale. E il cane, attenzione, che da sempre è un simbolo di fedeltà, no? Il cane, la fedeltà, lo sapete proprio, non lo so, da sempre nella pittura occidentale che Degas conosce benissimo e sa che il suo pubblico lo conosce, il cane semplicemente se ne sta andando, abbandona il focolare. Il tema della coppia e della crisi della coppia, che è un tema modernissimo se ci pensate, nel 1860 fare queste cose significava andare controcorrente, perché la famiglia negli anni del positivismo era anzi diventata, non lo so, nel Settecento non era così, ma nell'Ottocento era diventato un baluardo sociale, quindi mai metterla in crisi. Benissimo, questi sono quadri coraggiosi e Degas insiste moltissimo in questi anni proprio su questi contenuti, diciamo, della crisi di coppia. Qui vi faccio vedere questo dipinto che si chiama Boudery, il broncio. Di nuovo vedete l'instabilità delle pose in un dipinto invece molto governato, con tutto il disegno, lo spazio al suo posto, però anche questo tavolo così scivolato, il margine che esce, le carte che non si vedono completamente, lo sguardo di lui che va da un'altra parte, come se ci fosse una forza centrifuga che si muove qua dentro. E appunto, ancora una volta, il broncio, il significato è un litigio probabilmente. Ancora più forte, questo dipinto pare, sta in America, quasi tutti i dipinti di Degas stanno in America. Alcuni sono al Musée d'Orsay, ma sapete che appunto gli impressionisti non sono stati fortunati, quindi benvenga il ciclo sui musei americani. Questo dipinto è stato chiamato Lo stupro. Addirittura questa scena che noi vediamo così tranquillamente in un interno, ancora una volta con la sua brava tappezzeria, ha un'intonazione ambigua, vedete, non so se riesco, ecco, vedete ad esempio lei con la spalla mezza nuda che si accascia in un angolo, forse piangendo, lui invece
più minaccioso, ancora una volta un quadro diviso in due, e al centro, questo centro illuminato drammaticamente, come se fosse uno scrigno forzato, c'è questa valigia con degli oggetti in disordine, anche qui c'è un corpetto, quindi ecco che in qualche modo c'è un contenuto violento che però Degas tiene, diciamo così, sotto il governo inappuntabile del pennello, lo affida, diciamo, a un messaggio che filtra piano piano, che ci dobbiamo sforzare di vedere. Questo è uno dei miei dipinti preferiti, siamo sempre negli anni 60, in questo caso la crisi della coppia è meno evidente, anche se c'è, perché questi qui sono Monsieur e Madame Manet, cioè il grande amico e rivale Manet, che se si può fare un po' di gossip, tradiva la moglie alla grande, quindi la crisi della coppia c'era, però vedete ancora una volta com'è eccentrico, com'è particolare, com'è spinto questo dipinto proprio nell'impaginato. Abbiamo ancora una volta lui che ascolta lei sta suonando il piano in realtà, e che è tutto in stabilità, come se veramente fosse colto nell'attimo in cui si è appoggiato, con una posa che è di una franchezza e di una mancanza, diciamo così, di contenuto accademico veramente stupefacente. Abbiamo lei, Suzanne, tagliata, vedete, brutalmente in due, e questo è effettivamente qualche cosa che ci lascia interdetti. Non sappiamo bene se il taglio l'abbia fatto Manet o l'abbia fatto Degas, sta di fatto che vedete qui ancora una volta un quadro in progress. Questo è tipico di Degas, continuava, ripeto, a rilavorare sulle cose, vedete che c'è una parte che aveva intenzione di dipingere che invece ha lasciato così, e quindi in qualche modo questa frattura è una frattura che riecheggia appunto questo nido domestico, che in realtà è un nido non nido, un nido violato. E guardate anche la stesura della pittura, così come si può dire, indefinita in alcune parti e invece così rifinita, così attenta in un'altra. Anche questo è tipico di Degas, grande disegnatore, poi è capace di far parlare, diciamo così, l'indefinito, il non finito, di lasciare intere parti dei dipinti non disegnate, semplicemente imprimite, come se parlasse la tela da sola. Anche questo è affascinante, no? In fondo è quello che succede qui, parla la tela da sola. Chi le fa queste cose? Nell'informale, negli anni 50 del Novecento? Chi lo sa? Qui siamo di fronte a un pittore decisamente coraggioso. Questo lo avete in mostra, è un dipinto che ho appena visto, credevo che fosse grandissimo, invece piccolo, perché a volte veramente le immagini si dilatano da sole. Ancora una volta vedete questo senso di una coppia, questa volta è una coppia che sente musica, la musica è una componente molto importante per Degas, la sua famiglia riceveva, faceva musica a casa, quindi insomma è un qualcosa a cui lui è molto attaccato. Vedete anche qui un dipinto che sembra, diciamo così, posato, accademico, però invece con questa curiosa inversione della piramide visiva, vedete, con la figura di lui quasi schiacciata, con la figura di lei che si volta in quell'istante, proprio come se il colpo d'occhio, il nostro sguardo li sorprendesse. Spessissimo per Degas ci viene da dire, lo diceva anche lui, ci viene quasi da guardare dal buco della serratura. In questo senso guardate come questa qualità così veloce, anche se studiata, scusate, del pennello, va a sposare una sottigliezza psicologica. C'è qualcosa di fragile tra queste due persone, non è solo il pizzicato della musica, ma sicuramente anche un mondo di relazioni. Questo è un dipinto appunto che vedete e che sta a Detroit. Il non finito, portentoso, questa grande capacità di tralasciare, vedete, intere parti del dipinto, semplicemente scritte con questo guizzo del pennello, no? Senza neanche il disegno sotto, e poi invece di rifinire in alcuni dettagli altre parti, come se il dipinto si muovesse, avesse, diciamo, una propria vita propria, e nello stesso tempo come se questi vuoti ci invitassero a fare che cosa? A collaborare, a riempirli con i nostri occhi, in qualche modo con la nostra immaginazione. Questo è il senso del non finito di Degas, che appunto sperimenta proprio in questi anni. Anche questo è un dipinto che trovate nella mostra. È ancora una volta un ritratto probabilmente della cognata, non siamo sicuri, ed è un ritratto inconsueto perché, vedete, lei è bendata, è malata, quindi anche qui addirittura
ancora una volta noi non possiamo mai separare, diciamo così, la procedura, il modo di lavorare, la tecnica, la pennellata, le scelte, diciamo, formali di quest'artista dai temi, sono saldati insieme, questa è una cosa molto importante da capire. In questo caso fare un ritratto intimo significa anche svelare la fragilità, svelare la malattia, fare una scelta completamente antitetica a quella di nobilitare, di dare il meglio, diciamo così, della figura. Quindi vediamo questa donna appunto bendata, vista di profilo, con questa eccezionale, ancora una volta, parte di vuoto che l'artista sceglie di non riempire, che chiede a noi di riempire con questi colpi di luce, sembra che il bianco stia lì proprio per catturare la sostanza luminosa, e poi alcuni tratti di assoluta raffinatezza, questi forse sono un pochino più difficili da decifrare, ma questa tazzina posata è quasi un ricordo del Settecento che Degas amava tantissimo, e qui vi mostro la tazzina di caffè, la colazione di mattino di Lyotard, che è un pittore francese del Settecento molto amato da Degas. Perché? Perché, parlavo prima dei tagli fotografici, che fotografici non sono ancora in questi anni, e invece ci sono già nella pittura, come una curiosità, come qualche cosa appunto che deve dare un senso di freschezza. Solo che Degas cattura tutto questo passato per raccontare il presente in una maniera inedita, in una maniera scottante. Siamo nel 1872-73, in quella data si colloca il dipinto, il ritratto della donna bendata che vediamo prima. Degas è appena tornato da un secondo viaggio importante. Non viaggia tanto Degas, lui è abbastanza stanziale, molto parigino, viaggia abbastanza da giovane. Questo è il suo secondo viaggio dopo l'Italia, e è andato in America, l'America che non è naturalmente l'America di adesso, il riferimento per gli artisti, ma è quasi una terra di frontiera. Ancora una volta è andato a trovare i suoi parenti che stavano a New Orleans, vendevano cotone, e questo è un quadro che in qualche modo segna questo momento e che fa epoca. Il titolo ufficiale con cui è stato esposto qualche anno dopo che Degas aveva finito, nel 1878, è Ritratti in un ufficio. Perché sono importanti i titoli? Perché in questo momento Degas vuole proprio fare una pittura sociale, vuole dire il ritratto non può essere qualche cosa che sta in posa, appunto, simile a una fotografia. Qui vi ho messo apposta questa immagine, la fotografia di un altro pittore, di un pittore accademico invece di successo, Jérôme, per farvi capire che cos'era la fotografia. Questo è il ritratto e la fotografia in quel momento. Un fondo neutro, una figura in posa che ci guarda. Benissimo, Degas sceglie invece di sperimentare, di lavorare sul ritratto perché si faccia portavoce di un valore diverso, di modernità, di vita vera. E quindi che cosa fa? Ci pone sotto gli occhi ancora una volta questa scena in cui noi non siamo previsti, perché ognuna di queste figure, a differenza dei ritratti che ci guardano sempre, sta facendo dell'altro, sta facendo il proprio lavoro. Lo zio, perché questo è lo zio, sta cincischiando il cotone per provare bene se funziona. Qui abbiamo delle persone che lavorano, questo sta a guardare, addirittura al centro della scena, sempre il centro della scena dove dovrebbe esserci il fulcro narrativo, invece di nuovo troviamo un momento di crisi. Vi ricordate la bambina della famiglia Bellelli? Qui c'è uno che se ne infischia, sta leggendo il giornale. Qui c'è una figura tagliata, un mobile tagliato, un cestino tagliato. Noi nello stesso tempo siamo lì perché tutti questi tagli del bordo, del perimetro, diciamo, del dipinto ci implicano, ci fanno capire che c'è qualcos'altro oltre il bordo del quadro, che quello che vediamo lì non è tutto compiuto, ma c'è uno spazio che sta oltre, in questo spazio siamo noi. Noi siamo lì, siamo implicati e nello stesso tempo nessuno ci guarda. Perché? Perché è la vita che abbiamo sotto gli occhi. Noi siamo dei voyeur, qualcuno che appunto passa e coglie la fragranza dell'istante. In questo momento il tema sociale del ritratto per Degas, la rivoluzione del genere del ritratto, è importantissima. Qui vi faccio vedere, sempre per farvi capire che cosa significa questa diversità, un grande, famosissimo ritratto di Ingres, che è un artista che Degas ama molto, Monsieur Bertin, anche lui era
uno che usava le mani, e si vede da questa posa, perché era un banchiere, un uomo pratico, ma vedete come ci guarda, anche questo è un dipinto, diciamo, dotato di una sua grande presenza psicologica, ma è tutto affidato allo sguardo, alla piramide visiva, non c'è niente che noi vediamo dietro i nostri personaggi. Invece guardate qui, c'è appunto l'istante, la realtà. In questo momento Degas fa scrivere, anche teorizza in qualche modo questa cosa. Tra l'altro di questo dipinto Misola, che è uno scrittore, è tra l'altro quello che ha meglio capito Manet, ha difeso Manet, invece Degas proprio non riesce a capirlo. Quando vede questo quadro dice che è volgare come una fotografia. La fotografia, l'abbiamo appena visto, non fa così. Perché volgare? Volgare proprio perché è la realtà nuda e cruda, non commentata, non sublimata, non abbellita, non una realtà che non sta lì apposta per noi, per essere vista da noi, ma è una realtà in cui ci siamo in qualche modo intrufolati. Zola non sa come dirlo e dice che è volgare, invece non è volgare, è, come si può dire, fragrante, è moderno, potremmo dire adesso. Benissimo, Degas in questo momento è impegnato proprio nella messa in pratica e anche nella teorizzazione di questa nuova idea sul ritratto, come uno spaccato sociale. Questa è la vita moderna. Si dice spessissimo degli impressionisti pittori della vita moderna. Degas non è un impressionista dell'aria aperta, anzi c'è una sua famosa battuta, ancora una volta una di quelle sue battute cattivelle. Tutto questo plein air, tutti questi spifferi, non gli piace. Lui è un pittore da interno, poi quando fa i paesaggi purtroppo non ve li ho potuti portare perché sennò troppe cose, fa delle cose straordinarie. Però lo vedete che è un pittore che sta chiuso nelle stanze, lì approfondisce, arrovella, e poi queste stanze però si dilatano altrove. Benissimo, sono anni importanti e lo scrittore che vediamo ancora una volta in questo ritratto con le mani in mano, no? Guardate, seduto al suo tavolo da lavoro, con la testa del pensatore tra le mani, il guizzo dell'intelligenza, lo vediamo tra l'altro da un'angolazione strana, vi rendete conto che lo vediamo un po' dall'alto, come se veramente fosse schiacciato dentro questo ambiente, dentro questi libri. Benissimo, questo scrittore si chiama Edmond Duranty, è una amico di Degas, e nel 1874, anno importante, quello della prima mostra degli indipendenti, perché si chiamavano così, non impressionisti, Duranty scrive un libro che si chiama La Nouvelle Pointure, la nuova pittura, e racconta proprio i quadri di Degas. È l'unica citazione che vi leggo, abbiate pazienza. E parla proprio di questo, dice: perché continuiamo a fare dei ritratti finti di persone che sono lì in posa e che non ci fanno capire niente di quello che sono veramente? Magari hanno un vestito, hanno un gioiello, ma noi non sappiamo chi sono, che cosa fanno. Se il ritratto ha senso e deve essere moderno, deve dirci la verità. E allora, ci dice Duranty, che i personaggi non ci apparirebbero mai nell'esistenza contro fondi neutri, vuoti, vaghi, ma attorno a lui, ai personaggi, ci sono mobili, caminetti, tappezzerie, vi ricordate la tappezzeria? Un po' triste, un po' asfittica della famiglia Bellelli. Tappezzerie che esprimono la sua fortuna, la sua classe, il suo mestiere. Siederà al piano la Susanna Manet, esaminerà il suo campione di cotone nell'ufficio, eccolo là, lo zio Misson, o aspetterà dietro i fondali il momento di entrare in scena. Le ballerine, quanti backstage in realtà nei dipinti delle ballerine di Degas. Il suo riposo non sarà una pausa, il suo riposo sarà inserito nella vita come la sua azione. Io lo trovo entusiasmante, perché veramente si apre un nuovo modo di guardare e rappresentare la vita nella sua effettività. E sono tantissimi i ritratti che Degas fa in questo momento, magari sono famosi con un altro titolo, questo, l'orchestra dell'opera. In realtà è il ritratto di chi? Di Désiré Diot, questo suonatore di fagotto, che era un amico di famiglia e che vediamo al lavoro, esattamente appunto immerso nel suo ambiente. Non soltanto lo vediamo al lavoro in mezzo agli altri orchestrali, i quali naturalmente sono osservati da noi perché noi siamo qui, vediamo il bordo della scena, quindi sappiamo esattamente dove siamo piantati con i nostri piedi, però loro ci trascurano. Esattamente come nella realtà, se io mi giro, vedo una persona seduta, vedo solo un pezzo di questo pavimento, vedo le schiene. Quando mai nella pittura accademica abbiamo visto le schiene? Eccole qua. Non solo, ma guardate, solo un frammento della scena,
un osservatore, uno spettatore curioso. Veramente c'è tutta la flagranza dell'azione che sta avvenendo. Ancora, il nuovo ritratto, e qui entriamo in un altro argomento che sono le corse, di cui abbiamo un esempio nella mostra, un dipinto molto lavorato, uno dei tipici dipinti di Degas, forse meno facile da capire con questo grande non finito, è uno dipinto tipico perché è un dipinto senza data, cioè una data aperta. Perché? Perché quando l'ha iniziato non l'ha poi finito, è andato avanti 10-20 anni. Quando Degas è morto gli hanno ritrovato i dipinti dappertutto, spesso appunto rilavorati. Il ritratto di famiglia Bellelli l'aveva ficcato sotto il letto, per esempio. Benissimo, ma torniamo a questo dipinto, famoso come Corsa in provincia. In realtà è ancora una volta un ritratto all'aria aperta, ma in realtà studiatissimo per quanto riguarda i meccanismi appunto della raffigurazione sociale, perché in realtà anche qui abbiamo una famiglia precisa, gli amici Valpinson, vedete il padre, l'immancabile cane, che questa volta non se ne sta andando via, non abbandona la scena, il bambino, e qui oibò che cosa succede? Non è la mamma, è la tata. E la mamma che guarda, è come se avessimo tutta una concentrazione, vedete, gli sguardi ci conducono qui, però c'è un vuoto che questa volta non è un vuoto di figurazione, ma è un vuoto narrativo. C'è qualcosa che non va in questa famiglia, non è la madre, ma è una domestica. Quindi sentiamo sottilmente ancora una volta il senso della critica. E vedete come il colpo d'occhio, l'idea dell'occhio, del nostro sguardo che colpisce per un istante la scena e la cattura, in realtà una scena appunto studiatissima, si nota attraverso questi tagli, queste porzioni di spazio che sta fuori e che noi vediamo solo in parte. E c'è poi però in questo dipinto, che cosa? Anche una sottile, interessantissima, come si può dire, messa in crisi di che cosa? Del sistema della prospettiva. Perché qui vi ho fatto vedere l'emblema della prospettiva, la città ideale di Francesco Di Giorgio Martini. La prospettiva è un sistema visivo, matematica, che funziona quando tutti gli elementi, tutti i dadini sono al loro posto. Che cosa succede? Che per esempio nel dipinto di Degas abbiamo un paesaggio, abbiamo un orizzonte, abbiamo delle figure davanti che sono più grandi e delle figure dietro che sono più piccole, quindi queste secondo le regole della prospettiva, ma che cos'è che manca? Mancano le linee di fuga, manca l'idea di uno spazio che in qualche modo va a convergersi in una piramide verso un fulcro. Vedete? Questo tappeto verde sfugge da tutte le parti, è un tappeto piatto. Questa cosa Degas l'ha imparata da chi? Ovviamente non dalla fotografia, ma dalle famose stampe giapponesi. Dove l'ha presa? L'ha presa da lì. Che in quel momento, in quegli anni, stavano ritornando in Francia, venivano diciamo messe sul mercato in Francia, e che colpivano perché? Perché i giapponesi, che a loro volta si erano trovati per le mani la prospettiva occidentale attraverso chi? I mercanti olandesi, e non l'avevano capita perché per loro non avevano significato, cosa avevano fatto? Un gioco, ci avevano giocato. E quindi queste sono delle stampe di Rochig, un artista dell'Ottocento quasi contemporaneo a Degas, che Degas conosceva. Vedete, hanno preso alcune cose della prospettiva, per esempio questa linea diagonale, per esempio la scala di grandezza, quello che è davanti è più grande, quello che è dietro è più piccolo, ma mancano completamente le linee di fuga, è come se il sistema ci fosse un pezzetto solo. E Degas capisce questa cosa e la usa sia per raccontare appunto queste porzioni di oggetti, questi tagli, questi pezzi di realtà che l'occhio, come dire, coglie e non mette in ordine. Nella prospettiva, secondo le regole della pittura, non ci sono pezzi, perché tutto deve essere completo, la scena è autosufficiente. Se io faccio questo, ecco che sono lì per caso, ecco che il mio occhio ha colto l'attimo della scena. Degas
coglie queste citazioni e le usa, vedete, per fare questo dipinto ancora una volta dedicato alle corse, quasi nello stesso modo. Abbiamo questa forte diagonale, tra l'altro guardate, quasi una spirale, con questa figura che entra di spalle, veramente qui è implicato lo spazio intorno, e nello stesso tempo però queste linee dell'orizzonte sono completamente piatte, completamente orizzontali, quindi ci ha strappato via dagli occhi, diciamo così, la profondità dello spazio. In qualche modo ci ha strappato via le abitudini visive. E continua in questa sperimentazione dello spazio in tutta una serie di opere intorno a questi anni, gli anni 70. Questo è un bellissimo dipinto che ha una sua piccola storia, Place de la Concorde, Piazza della Concorde, uno dei pochissimi dipinti di città. Sembra un paesaggio, in realtà è tante cose insieme, sentite anche ancora una volta com'è al chiuso, con questo orizzonte alto alto, il cielo non lo vediamo, non è un dipinto impressionista nel senso dell'aria aperta, lo vedete da voi. Ha una sua storia perché è un dipinto che sembrava sparito, sembrava non esistere più ed è stato ritrovato in Russia, adesso a San Pietroburgo, l'avevano diciamo portato via i soldati dopo la Seconda Guerra Mondiale. Benissimo, Piazza della Concordia, 1875, ancora una volta è un quadro che mette insieme tante cose perché anche questo è un ritratto. Il ritratto di un amico, il conte Lepic con le figlie, ancora una volta è però un ritratto come tipo, l'idea di famiglia, eccola qua. Abbiamo una piramide, tutto secondo le regole, ma guardate come la posa e gli sguardi di ognuno di questi personaggi esprime che cosa? Una forza centrifuga. Ancora una volta scappano via da tutte le parti. Lui guarda di qua, l'altra figlia guarda di qua, questa guarda di qua, il cane, ancora una volta, sempre lui, un pezzo di cane guarda altrove e nel centro della scena ancora una volta si spalanca questo grande vuoto. Un vuoto di spazio, un vuoto di colore, un vuoto di stesura ed ecco di nuovo la porzione di sguardo, la figura che entra accidentalmente. Questo è un dipinto che scrive uno spazio che in realtà dilaga da tutte le parti e che ci costringe a completarlo con la nostra mente, con i nostri sensi, con la nostra consapevolezza. Ecco lo sforzo di noi spettatori, lo sforzo che siamo chiamati a fare per completare insieme a Degas quello che stiamo vedendo. Questa è una straordinaria avventura. Ce ne sono tantissime, Degas ha una produzione enorme e ognuno di questi dipinti spinge il pedale su qualcosa e va a insistere e forza questo limite. Valéry, il poeta, ha un'espressione bellissima per raccontarci quest'ansia di Degas, dice che si spinge sempre fino allo stato postumo, qualche cosa che è talmente là che è postumo a se stesso. Benissimo, guardate cosa combina negli anni 80 ormai, divertendosi addirittura a giocare con questa idea delle, come si può dire, degli intralci, degli ostacoli visivi che arrivano a ferire, diciamo così, l'integrità del corpo umano, l'integrità della figura umana, di cui non vediamo nemmeno il volto, no? Questa è tutta una serie dedicata alle modiste. Guardate questo pastello come graffia, come insiste, come è in qualche modo quasi astratto se ci pensate. Vedete anche in questo caso lo spazio c'è, non c'è. Abbiamo questa grande linea di scivolamento, ma poi non c'è nient'altro che ci tiene fermi. È come se Gennaro Bellelli, il signore che si alzava dalla sedia, fossimo noi e non abbiamo più nessun punto d'appoggio in quello che vediamo. Ancora Degas in questi anni continua a sperimentare sullo spazio e scrive nei suoi taccuini, non scrive dei libri, annota le cose, ci sono i taccuini in cui dice osservare le cose dall'alto, dal basso, di fianco, da sotto, da sopra, dal buco della serratura. Eccoli qua, questo è famosissimo, Mademoiselle Lala al Circo Fernando, una famosissima artista di circo, la ritratta anche Renoir. E questo è tutto un quadro, diciamo, da torcicollo, potremmo dire, dove appunto viene sperimentato il sotto in su, no? È quasi un virtuosismo con questo colore arancione dilagante. Però nello stesso tempo è ancora un ritratto in cui della figura non vediamo neanche il volto, non vediamo niente della psicologia, ma è un ritratto al lavoro, nel pieno della vita moderna. La sperimentazione sullo spazio è importante anche quando parliamo delle ballerine. E che cosa fa Degas? Ancora una volta lavora a tutto campo, non si ferma mai, ha a disposizione tutto. Allora che cosa fa? Lavora sul formato, su questa idea della finestra, del rettangolo. C'è tutta una serie di dipinti dedicati alle ballerine
non mentre danzano, ma vedete, mentre riposano, mentre sono stanche, mentre lavorano anche loro, quasi sotto un certo senso, dei ritratti. Qui ne vediamo uno, ma questo è quello che avete in mostra. Scusatemi per l'esattezza, il titolo è Dancers in Green Room, cioè ballerine nella stanza verde, ma insomma, siamo intorno al 1880-90, anche questo è un dipinto di lunga durata. Vedete cosa ha fatto con lo spazio? Non si è più posto il problema di farci vedere cosa c'è fuori in questo quadro, ma ha dilatato il formato, è come se l'avesse stiracchiato, l'ha reso ancora più orizzontale. Da una parte appunto forzando il limite, andando al di là di quelle che sono le convenzioni, e dall'altra perché questo formato, scusatemi, lungo gli permette di fare che cosa? Di articolare nel tempo la nostra visione, come se ognuna di queste figure in posa fosse lo stesso personaggio visto da una parte, poi dall'altra, in sequenza. Sta di nuovo lavorando sul nostro sguardo, sta di nuovo lavorando su dove siamo noi, però ci ha messo dentro il tempo, la durata. Quando io guardo, la persona che guardo non sta ferma, il corpo che vedo non sta fermo, allora io lo inseguo e tutto è compresente nella stessa pagina. Il mio occhio che si è spostato, la figura che si è spostata. Dove ha preso ispirazione? Questa volta sì, dalla fotografia, ma dalla fotografia scientifica. Gli sperimentatori della cronofotografia che cercavano di fare che cosa? La stessa cosa che faceva Degas, cioè di studiare i movimenti del corpo umano in un'unica immagine. Vedete anche qui il formato a rullo e appunto l'inseguimento, diciamo così, di un'anatomia, la forzatura anche di un corpo che non è più il corpo unico. No? Qualche cosa di fisso, di stabile, di inviolato della tradizione umanistica, ma qualche cosa che è instabile, è potenziale in questo momento e qui, più avanti sarà là, e la pittura soltanto ce lo può far vedere, lo può indagare. L'artista in qualche modo in questo momento è uno scienziato, la mobilità dell'occhio è quello che gli interessa. Tra l'altro, non dico che è uno scienziato veramente, però legge tantissimo, legge anche trattati di scienza, va appunto a cercarsi queste fotografie. Ci sono dei ricordi spiritosi di Pissarro, di Camille Pissarro, che dice che Degas è in fase metallurgica, dice così, perché gli ha preso la mania di fare l'incisione, di sperimentare nuove tecniche, un po' come Leonardo. Se dobbiamo trovare un riferimento nell'antichità per Degas è Leonardo, non Raffaello, non un pittore che sta fermo, ma un pittore che si mette sempre in crisi. Benissimo, Degas in fase metallurgica, gira per Parigi cercando inchiostri, cercando novità, sperimenta la matita meccanica, sperimenta anche per esempio la fisiologia ed è appassionato di che cosa? Di restituire appunto tutte queste novità nello spirito del positivismo che incontra nelle scene della vita quotidiana. E quindi alla vita moderna, alla vita notturna di Parigi dedica moltissime immagini, questo per esempio è un caffè concerto e dove vedete ancora una volta i temi in questa fase, siamo negli anni 70-80, si saldano con la forma, con il modo di lavorare di Degas. Il caffè concerto, una scena chiassosa, una scena di cabaret, immaginate la Parigi notturna, le luci a gas, una novità. La notte che si illumina, la città medievale buia, la città fino al Settecento è buia, la gente non esce, adesso invece negli anni 60 c'è il boom, c'è la luce di notte e la gente esce, si incontra, si mescola. Questa è la vita moderna che viene raccontata dagli impressionisti. E Degas riesce appunto a farci sentire questa compulsività, questa, come si può dire, anche questo stridore, questo chiasso, e anche questi aspetti, diciamo, un po' paurosi della vita notturna di Parigi attraverso che cosa? Il colore del pastello, che brilla con tutta la forza di un colore artificiale. In questo momento guardate che inventano anche dei nuovi colori, inventano il viola, per esempio. Quindi è bellissimo poterlo sperimentare, no? Con dei colori chimici nuovi che permettono di rendere conto di questa percezione nuova che gli occhi stavano sperimentando. E poi, ancora una volta, vedete i tagli, il nostro essere qui, in mezzo agli spettatori, in questo spazio che
è tutto compresso, ci dice dove siamo piantati per terra, e nello stesso tempo è occasionale, certe figure ci sono e altre no, è veramente il colpo d'occhio. E ancora l'ambiguità di questo, diciamo così, push and pull, avanti e indietro delle luci che ci stordiscono, lo spazio pieno di specchi, tutto instabile, tutto frenetico, e nello stesso tempo appunto raccontato con una tecnica che cerca di forzare le regole. Non so se riuscite a percepire questa parte, la vedete? Qui c'è il segno di una ditata di Degas. Perché quando non si lavora con la pittura a olio, ma si lavora con il pastello, in questo caso c'è anche un monotipo che è una delle tecniche metallurgiche di Degas, cioè una specie di stampa fatta una volta sola, si dipingeva olio su un supporto, poi ci si schiacciava un foglio e si tirava su. Bene, Degas cosa fa? Questo gli permette di rimetterci le mani e di far sentire che ci sta mettendo le mani. Quindi noi vediamo una scena instabile, frenetica, ma anche il modo in cui è dipinta è instabile, non è chiuso, non è fermo, no? Ma appunto ci si sente quasi la fisicità dell'artista che ha lasciato la sua traccia. Non possiamo dire gestuale, sarebbe troppo presto, non è Pollock, però c'è veramente tanto che spinge in avanti in queste immagini. In questo momento c'è anche che cosa? Il darwinismo, Darwin, che come sapete arriva come un fulmine, come uno shock, uno degli autori scientifici più di successo della storia del mondo, forse solo Einstein l'ha superato, altro che Festival della Scienza. È un boom mediatico, però è anche un grande shock, perché per una società umanistica che ha sempre pensato che l'uomo è stato creato da Dio, sapere che invece veniamo dalle scimmie non è esattamente una cosa, e quindi naturalmente le risposte emotive sono molto forti. Degas è un darwinista convinto, legge, appena appare in una traduzione nel 1874, un articolo sull'espressione dell'uomo e degli animali. Siamo uguali, quindi la nostra fisionomia, i nostri gesti sono animali. Ed ecco che esattamente queste cose scendono ancora una volta nei suoi ritratti. Questo è un pastello su monotipo con l'olio, quindi ancora una volta una tecnica complicata, stratificata, non una cosa tranquilla e consolidata, ma qualche cosa che bisogna sempre tentare. Si chiama La canzone del cane, lei è una cantante vera, un'amica di Degas, che non si offesa evidentemente, che faceva questa canzone di cabaret abbaiando, a Degas piaceva tantissimo, ma guardate come per esempio l'uso della luce notturna artificiale segna questo volto proprio con delle caratteristiche animali. Naturalmente Degas leggeva anche Lombroso, oltre a Darwin, no? E quindi, ecco, il pittore delle ballerine, il pittore delle cantanti, guardate, cioè il pittore appunto dei pastelli, il pittore da scatola dei cioccolatini, no, è un pittore cattivo, è un pittore cattivo che ci mette di fronte a una realtà ancora una volta socialmente disturbante, ontologicamente, esistenzialmente disturbante, però la rende magnifica. Grazie a che cosa? A questi colori, a questo appunto dirci se siamo qualcosa perché cerchiamo e non perché veniamo da Dio. Guardate questa cantante Caffè Concerto, di nuovo 1884, con questo sfavillare di questo pastello che è proprio ripreso dal Settecento, anche qui è una reinvenzione, un recupero che lui fa, ma sgarbatamente. Guardate per esempio questi tocchi di verde, come vanno, diciamo, a muovere le pieghe, come vanno a incidere, quasi a ferire, e vedete di nuovo questo volto un po' scimmiesco da sotto in su, e questa, la cantante col guanto. Che gesto è? Vogliamo parlarne? È la bocca spalancata. Quindi tutto tranne, c'è la bellezza, ma è una bellezza che arriva ancora una volta dopo uno sforzo, è una bellezza secondaria. Non c'è il canone della bellezza femminile. E tutto questo riguarda a maggior ragione le ballerine, la grande passione di Degas. Degas era uno di quelli che si sedeva sulla scena, sul palcoscenico, che abbiamo visto nel suo quadro del 1874, conosceva benissimo anche i retroscena. E guardate per esempio questa ballerina col bouquet che saluta, che è quasi un trionfo, ancora una volta, di leggerezza della stesura e del colore, ma con questi
questo, diciamo così, stridore artificiale, questo verde, questo giallo, un po' inquietante, lei che è al centro ma non è proprio al centro, e questa pose un po' sgraziata, vista dall'alto, vedete che quasi sembra, come dire, incerta l'anatomia, ma Degas sapeva benissimo come si fa un'anatomia, ricordatevi i suoi disegni quando era giovane, quindi lo fa apposta, è come se disarticolasse il corpo, perché? Perché il corpo si muove, noi ci muoviamo mentre lo guardiamo, e nello stesso tempo, eccola di nuovo, questo viso che è una maschera, una maschera. Questa è la sua statuetta, la sua statua di cera, noi la vediamo in bronzo, non era così, era tutta di cera, trasparente, pure chiazzata, sembrava proprio pelle vera. Benissimo, lui fa una sola statua da esporre al pubblico e schiaffa lì la ballerina di 14 anni, eccola qua, facendo il primo ready made della storia. Non dobbiamo aspettare Duchamp, sapete che Duchamp è quello del ready made, no? È la ruota di bicicletta e l'orinatoio. Degas gli mette un tutù vero, scarpe vere, calze vere, capelli veri, come se fosse una bambola, come se fossimo noi. Ce la mette lì davanti, con questa posa un po' sgarbata e questa fisionomia, ancora una volta, zigomi alti, mento in su, quasi sfrontata, se ne accorgono, lo dicono, fa impressione, fa scandalo, dicono sembra una statua cinese, una statua egiziana, il viso semidiota di un azzeco. Purtroppo è così, la società non era esattamente politicamente corretta. Quindi non solo Degas sapeva quello che faceva, ma insisteva in questo sovvertire l'idea di bellezza. E c'è in questo, diciamo così, professione integrale di realtà, talmente integrale che non posso rifare un corpo, ma faccio finta che sia un corpo con la cera e lo vesto di vestiti veri. E però nello stesso tempo faccio sentire la barbarie che è dentro di noi, perché lei è una ragazza vera, ma è anche appunto la discendenza dalla scimmia. Stavo saltandovi, ma insisto ancora un po', ve li faccio vedere. Chi li aveva messo intorno nel 1881 alla ballerina? Questi pastelli di criminali, erano dei famosi assassini processati a Parigi, anche loro, vedete, zigomi alti, stavano proprio ad altezza occhi, come per dire, noi siamo lei, la ballerina, e lei è loro. Quindi, nel nostro profondo, noi discendiamo dalle scimmie e siamo forse anche degli animali cattivi. È primitivismo. Inizia qui il primitivismo, questa idea appunto di, come dire, di questo baratro selvaggio che si apre. E guardate che il primitivismo, che di solito noi associamo a chi? A Picasso, e questo è un, diciamo, confronto che non viene da me ma da una mostra che è stata fatta proprio su Picasso e Degas, inizia proprio da qui. Picasso che guarda anche Degas. Vi faccio vedere ancora velocemente delle cose per farvi capire quanto ancora una volta nella pittura di Degas i significati discendono e si saldano con il modo di raccontarli. Le ballerine, il mondo della danza in cui il tema scabroso esiste ed è quello della prostituzione, ricorrono in tutta una serie di scene che hanno questa apparenza fulgida, ma in realtà, guardate, sono pieni di, ancora una volta, instabilità, questa porta che si apre, ma vedete che secondo le regole della prospettiva qui non ci siamo, ci sono punti di vista diversi, questo lavandino è fuori posto, ma soprattutto che cosa vediamo? La ballerina che si veste nel suo camerino, la signora, la donna, forse la mamma che la veste, è qui, è questo che ci fa qua. Ancora, guardate quest'altro, pastello, ancora più strano, più particolare. Ancora una volta vediamo che ci sono dei punti di vista che non stanno insieme. Perché? Perché il nostro occhio si è mosso, ma perché anche perché la scena è scabrosa, quindi non può essere ferma, non può essere serena e tranquilla. Vedete che qui il punto di vista è da davanti, ma qui il punto di vista è dall'alto. E questa sedia da dove la vediamo? Da sotto? Dove siamo? Siamo dappertutto, ci siamo mossi. E contemporaneamente ancora vedete la presenza di questo personaggio decisamente inquietante che guarda dove guarda? Guarda dove non deve guardare, guarda proprio là. Non è che Degas fosse il solo a raccontare queste cose, che si sapevano. Questo per esempio è il grande Manet.
l'erotico, formidabile, sensuale amico delle donne, la Nana di Manet. 1878, Nana è il personaggio di Zola, è una prostituta, una ballerina prostituta, a casa sua, anche questo è un ritratto in casa. Abbiamo anche qui lo spettatore, il personaggio maschile che non dovrebbe esserci, per di più tagliato come faceva Degas. Però lei è proprio al centro, ci sta guardando, ci sorride, è un dipinto sensuale, non è un dipinto cattivo. Guardate che cosa arriva a fare Degas. Fa queste scene di monotipo, cioè usando questa tecnica sporca anche, perché vedete che il foglio resta sporco, questa tecnica che vi avevo detto di impressione, di stampa, per cui usa l'olio, poi ci mette sopra il foglio, poi torna su, e l'impronta non è un'impronta nitida, non è come se io avessi inciso con una punta sottile, sottile, come si faceva nelle incisioni rinascimentali, il segno è tutto definito, tutto secco, no, qui c'è un contorno sporco, in disordine, una materia scura. Benissimo, queste sono delle scene di bordello, decisamente esplicite, che tra l'altro Degas non destinava al suo privato, ma dovevano accompagnare come illustrazioni un libro di un amico, poi alla fine hanno accompagnato dei racconti di Maupassant. Guardate come ancora una volta l'impaginato del dipinto, questo grande vuoto proprio al centro, queste figure che sono veramente carne, non sono neanche corpi, sono carne cedevole. Di nuovo la presenza inquietante del personaggio maschile, guardatelo ancora, guardatelo qua, ma e soprattutto vedete la stesura, di nuovo le ditate, perché lui poi dopo ci rimetteva le mani, questo far sentire l'aspetto fisico, ma anche perturbante, non sereno, non controllato, ma appunto in qualche modo oscuro, profondo, scivoloso. Noi siamo lì appunto, e la materia ci implica. Che differenza! La vedete adesso la differenza? Questo è Toulouse-Lautrec, una scena di bordello. Chi è più, come dire, corrosivo? Toulouse-Lautrec, che tra l'altro è un grande protetto di Degas, perché quello che spesso non si dice è che Degas è un grande protettore di artisti. Questo è Gauguin, forse lo vedete in mostra, non so se qualcuno ve ne parla, questo dipinto Degas l'aveva acquistato quando Gauguin era giovane e non aveva un soldo. Quindi Degas ha anche questa intelligenza. Ma appunto, confrontiamo Toulouse-Lautrec, che ci sembra sempre appunto un artista così spinto, no? Rispetto all'illustrazione del vizio, di questa vita dei bordelli di Parigi. Guardate invece com'è elegante tutto sommato questa signora, che ha tutta l'anatomia al suo posto, ha una posa tutto sommato quasi classica. Certo, sì, qui abbiamo dei visi consumati, ma non c'è una messa in causa fino in fondo dello spazio, della materia, del colore, della carne, delle figure, della composizione. Guardate veramente a che livelli di sgradevolezza arriva a muoversi Degas. E sapete chi ha comperato queste opere? In casa di chi sono? In casa di Picasso, cioè nel Museo Picasso. Perché Picasso le capisce, le sente e gli servono, non perché farà mai queste cose, ma perché quando fa le demoiselle negre, tra virgolette, che negre non sono, ma sono senz'altro primitive, selvagge, sgradevoli, dei mostri, delle orchestre, le pesca anche da qua. Ancora, scene di bar, adesso poi vi lascio in pace, è che mi piace. Scene di bar. Che ci fa questa signora da sola a un tavolino del bar? Uno spettatore dell'Ottocento non avrebbe dubbi, è una prostituta. Adesso, grazie a Dio, non è così. Viva il femminismo, ma allora lo era. E quindi, ecco che abbiamo una donna seduta al bar in una situazione decisamente equivoca, ma anche il modo di farcela vedere è equivoco. Lo spazio tutto scivolato da una parte, lo sguardo non si ferma. Dove mi fermo qua, che ci sono queste linee che continuano e anche qua? E questa è una finestra, è uno specchio, non lo so, vedete com'è ambiguo questa raffigurazione. La materia è sciatta, è trasandata, è trascurata esattamente quanto è trascurata lei. Allora lo capiamo meglio. Anche questo dipinto qui, in cui ancora una volta siamo introdotti da un taglio che in realtà ci fa scivolare fuori e scivolare dentro, e ci fa domandare dove siamo. Dove siamo? Siamo qua su in alto, scusatemi, perché cerco di farvi vedere i dettagli, ma parte il PowerPoint. Siamo in alto, però lei la vediamo anche in basso. E questo tavolino dove poggia? Sentite sempre questa instabilità. E la pittura che un po' non finisce e un po' invece va a disegnare i particolari.
Lei, tra l'altro, era una sua amica che non è stata contenta, si chiamava Elena André, ovviamente questo dipinto è l'Assenzio. Guardate Manet quando fa la stessa cosa, un ritratto di prostituta, con tanto di sigaretta in mano, altro simbolo inequivocabile, con tanto di espressione non proprio profonda e non proprio illuminata dall'intelligenza, però un dipinto estroverso. Questo è un dipinto estroverso, fatto per noi. Noi siamo lì davanti, siamo fermi, non siamo in una specie di zattera che si muove da tutte le parti. E qui è doveroso il richiamo, ecco perché appunto si va verso il Novecento, il richiamo a Picasso, che quando va a Parigi, sapete che lui stava a Barcellona, va a Parigi nel 1900, resta sconvolto da Degas, e ha ragione, e quindi c'è tutta una serie di, questa è la Bevitrice di Assenzio, 1901, in cui il richiamo è letterale e nello stesso tempo però è meno forte. Il problema di Picasso in questo momento è lavorare, diciamo così, più sul narrativo, no? Raccontarci proprio questa fisionomia, usa la linea, usa il colore, ma non fa queste operazioni, diciamo così, concentriche, in cui tutto, la pennellata, il disegno, il significato, lo spazio, la composizione, cedono da tutte le parti. Ancora, rapporto Degas-Picasso, le stiratrici, le serie, ve ne parlerà delle serie anche Marco Di Capua quando farà Monet. Qui si parla di artisti, di pittori che dicono un dipinto non è una cosa sola compiuta, non so, la Madonna della Seggiola di Raffaello è quella cosa lì, non è che ce ne sono altre, non è che ha bisogno di stare anche altrove, e lei è compiuta. Qui si parla di serie, se noi ci muoviamo, se la vita si muove, anche i quadri non bastano, anche loro devono muoversi, quindi l'idea di una serie di dipinti uno a fianco all'altro che mostrano di volta in volta qualche cosa di appena diverso. Benissimo, le stiratrici, il lavoro, guardate come lascia a vista il movimento del braccio, sia qui che qua, ancora una volta l'occhio che insegue il tempo, vedete addirittura anche la testa si è mossa, ben prima di Picasso, anche prima di Cézanne, e naturalmente Picasso che guarda Degas, solo che ce lo racconta di più la fatica del lavoro, lei è sfiancata dal lavoro, siamo quasi nel simbolismo, lei non è sfiancata, è una bella donna, però qui non c'è la violazione dell'unità del movimento, dell'unità del corpo, è un dipinto più composto. Ancora, inseguendo gli anni di Degas, ma anche Picasso che guarda Degas, la serie di nudi, Degas le espone proprio così, sono l'ultima cosa che fa vedere alle mostre dell'impressionismo, poi vengono chiuse, 1886. Nudi di donna che, scusate ma lo devo leggere, se no sbaglio, nudi di donna che si bagnano, si lavano, si asciugano, si pettinano e si fanno pettinare, come se fosse uno scienziato, un entomologo. Vi dico di volta in volta quello che fanno. Osservati, lo vedete dal buco della serratura. Eccoli qua. Immagini che hanno una loro bellezza, una loro tranquillità, ma vedete questo viso, ancora una volta, l'incompatibilità dei punti di vista nella stessa immagine. Questo torso di donna, questa figura è vista proprio frontale, lo vedete? Ad altezza d'occhi, ma la tinozza è vista dall'alto, anche qui siamo in alto, qui invece rispetto a questa tenda, scusate, dove siamo? Siamo in basso, quindi ancora una volta questo movimento instancabile, tutto racchiuso in un'unica immagine, e guardate che cosa combina il colore, il pastello che dovrebbe essere flu, morbido, gentile, che invece diventa un colore pre-espressionista. E a proposito di espressionisti, gli espressionisti tedeschi che vedete di là, delle scene così crude come quelle di Bordello di Degas, non le fanno. Questo è Picasso, ancora una volta Picasso, la tinozza che guarda ai nudi di Degas, però diciamo in una cornice differente. Questo è un altro nudo, guardate questo corpo come si è disarticolato, è come se ogni membro andasse in parte diverse, no? Come se veramente questa schiena si muovesse sotto i nostri occhi, ancora una volta qui visto da davanti, qui visto da sopra, qui visto da sotto. E qui siamo alle scene di donna che si fanno pettinare, un Degas tardo, siamo negli anni 90, forse all'inizio del Novecento, già cominciamo a non sapere, non espone più, sta in casa, è un misantropo. Però
dipinge queste cose sempre più fuggide, sta perdendo anche la vista. Vedete qui il rapporto con Lyotard, no? Come è diretto l'idea della cameriera che entra, e questi corpi appunto forzati. Guardate questo collo come esce dalle spalle, come appunto arriva a forzare il limite dell'anatomia. Ancora sempre dalla serie di donne che si pettinano, questo bellissimo invece più garbato pastello che piaceva molto a Picasso, e Picasso riprende questa idea della capigliatura, lo riprende quando? Nel periodo rosa, quando sta lavorando le demoiselles. Però attenzione, questo invece è un dipinto del 1952, quindi Degas continua a essere una risorsa per Picasso, anche più avanti, no? Sentite la forzatura del corpo. Qui siamo addirittura agli inizi del Novecento e questo è uno dei miei preferiti, questo pastello straordinario. Guardate che cosa ha combinato. Da una parte il corpo che ormai è veramente carne, nel senso vero del termine, che nello stesso tempo non ha più un contorno, continua a muoversi. Vedete appunto come il contorno della schiena in realtà è come se galleggiasse su se stesso, se si aprisse, si apre come linea di contorno, però viene anche invaso, trafitto, diciamo così, dal segno del pastello, che è aggressivo e che si comporta, diciamo così, seguendo delle linee che non c'entrano niente con l'immagine. Lo vedete qui, queste specie di zebrature verticali, è già quasi astratto, sta già quasi pensando alla stesura. La linea, il colore se ne vanno per conto loro, non devono raccontare, non devono assecondare il corpo, hanno un valore di per sé. Quindi l'opera diventa qualcosa che veramente è di una complessità inaudita. Abbiamo un tema, abbiamo un corpo che si muove, abbiamo l'occhio che si muove e abbiamo la pittura che diventa qualcosa che vive di vita autonoma, tutto concentrato in una stessa immagine. Ancora una volta le donne che si fanno pettinare, non sappiamo le date certe di queste opere, che lo vedete, è difficile isolare in un punto con questo colore così forte, sgranato, così intenso. E Degas ci vedeva anche di meno. Indovinate chi si era comprato questo quadro? Chi poteva averlo? Questo dipinto apparteneva a Matisse, e non è strano. E non è strano, perché il fulgore della materia fauve è ancora qua. E con questa immagine di Degas, invece ancora giovane, 1863, che saluta col cappello, vestito da borghese, non da artista, perché lui è un pittore che vive nelle strade, è uno di noi, è un osservatore con la mano in tasca e l'aria un po' sbarazzina. Vedete che ha segnato il movimento del cappello, ce l'ha fatto vedere con questo straordinario dipinto, ancora in ordine tra virgolette, e però già in qualche modo aperto verso tutte le traiettorie possibili che Degas sperimenterà. Con questo vi saluto anch'io e vi ringrazio. Grazie mille a tutti voi e grazie a Francesca Castellani, che ha fatto una relazione veramente emozionante, entusiasmante. Grazie, grazie davvero.